do il benvenuto e il saluto alla professoressa Clara Ferranti, che noi abbiamo già intervistato qui in radio, anzi è stata proprio un ospite con noi per circa un'ora, che è referente regionale dell'Associazione Pro Vita e Famiglia, nonché membro della consulta regionale sulla famiglia. Ferranti, buona serata. Buonasera, buonasera Tobaldi. Allora, l'ho chiamata perché ancora una volta assistiamo a episodi che ormai vengono neanche più menzionati o catalogati o riferiti con la dovuta rilevanza che questi meriterebbero, per quanto sono gravi in sé, portatori appunto di questo spirito di intolleranza molto preoccupante e allarmante, che abbiamo già riferito in occasione sia di quello che avete voi patito o no a Macerata e poi al porto di Ancona come associazione Pro Vita. Macerata, siete riusciti poi alla fine nella biblioteca statale a portare a termine il vostro convegno sulla tutela della donna e della salute della donna in gravidenza. E poi abbiamo avuto modo di assistere all'episodio della Fiera del Libro di Torino, alla contestazione della scrittrice più che ministro Roccella, perché in quel caso era in veste di scrittrice di un libro appunto che lei presentava, a cui è stato impedito proprio in realtà questo evento essere portato a compimento, cioè nel senso che si potesse svolgere. E adesso abbiamo sempre la comunità LGBT di Torino che impedisce lo svolgimento, diciamo così, al Cinema Ambrosio di Torino di un convegno organizzato dal coordinamento appunto Piemonte dal titolo Le origini dell'arcobaleno, un convegno che avrebbe dibattuto sulla teoria gender, sulla maternità surrogata, su diversi altri temi correlati, e che poi è un tema di attualità, soprattutto emerso con il Roma Pride 2023, Milano Pride, Napoli Pride. Adesso in ogni città c'è la manifestazione. Chi dà il patrocinio, e come l'ha dato Vincenzo De Luca, chi lo ha negato, come la Regione Lombardia e la Regione Lazio, con grande polemica a seguito. Ecco, Ferranti, si parla tanto, lo ripeto ancora una volta, di pericolo fascista, ma qui in realtà si toglie la parola a chi democraticamente la richiesta e con tanto di autorizzazione per svolgere un evento pubblico. Non siamo in presenza di un reale pericolo di involuzione democratica del paese, e quindi quel paventato pericolo fascista che proviene da certi settori che poi in realtà praticano il fascismo a piene mani? Sì, allora innanzitutto a questi eventi che lei ha nominato aggiungo tutte le presentazioni di volumi di autori come Mario Adinolfi o Pillon, che lo stesso parlando di ideologia, di aborto, eccetera, vengono puntualmente respinti, contestati, oltraggiati, e quindi si cerca di impedire. Cioè, è un fenomeno assolutamente capillare questo, oramai ce ne siamo accorti, e che ci sia una involuzione democratica mi sembra piuttosto evidente, e anche loro penso che lo sappiano, che minano la democrazia. Il problema è che pensano di stare dalla parte della democrazia, perché usano un linguaggio che come dire, è un linguaggio che va dal vittimismo alle istanze di assoluta, come dire, verità, no? Sì. Ecco, quindi quelli che poi vengono in realtà tacciati, no? Come fascisti, omofobi, eccetera, sono quelli che dicono qualcosa, ma qualcosa basato ovviamente sulla scienza, su quelle che sono
gli studi, ecco, quest'ultimo convegno ad esempio, questo l'origine dell'arcobaleno, ma questo sarebbe stato interessante, ma anche per loro, anche per capire veramente da dove provengono, perché molte di queste persone che vanno ai Gay Pride, che sono molto come dire, no, combattiti, cioè molto sì, diciamo, sono dei guerrieri di una nuova ideologia o comunque di una nuova esatto, però sono mi si scusi il termine, ma è così, profondamente ignoranti, ma profondamente, perché non sanno nemmeno per cosa stanno combattendo, perché innanzitutto che l'Italia sia un paese omofobo assolutamente no, cioè questo è da escludere, c'è anche una Costituzione che difende ogni persona di razza, nazionalità, sesso, eccetera, orientamento, quindi anche insomma io sono andata in piazza per combattere contro il DDL Zan, no? Parlai a Piazza Roma, ad Ancona, proprio per spiegare che mentre il DDL Zan minava proprio la libertà d'espressione, in realtà proprio loro sono già difesi dalla Costituzione. E io stessa, cioè, difenderei una persona che appunto ha un orientamento sessuale diverso, a parte che ne conosco vari e sono persone che, a cui voglio bene, quindi voglio dire, tutto si può dire tranne che ci sia omofobia, ma non esiste questa omofobia, è che se la inventano. E quindi li difenderei laddove ci fosse veramente un oltraggio, veramente una cioè fanno bene ovviamente punire, no? quei bulli che se la prendono con ad esempio chi ha un orientamento sessuale verso il proprio sesso, ok? Certo. Perché? Perché non devono essere né bullizzati né maltrattati, però ecco, da qui a dire che l'Italia è un paese omofobo, innanzitutto questa è una grande falsità. Poi per quanto riguarda l'ideologia, ecco lì invece c'è veramente da andare in profondità. Cioè loro avrebbero proprio bisogno di una parola su questo per capire che cosa stanno facendo e che cosa stanno difendendo. Quindi opporsi ad un convegno di quel genere senza nemmeno aver sentito i contenuti è come è quello che è successo a Macerata. Noi ragazzi lo abbiamo detto, ma fermatevi ragazzi, cioè state ad ascoltare, discutiamo, parliamone. Invece loro non vogliono proprio parlarne. Ecco, questa è la cosa grave, perché non è solo una involuzione di uno Stato democratico, perché censurare è fascismo, nazismo, non, cioè lo si può chiamare solo in questo modo, ma no, cioè, non è solo questo, ma è proprio una involuzione culturale, è una involuzione di spirito critico. E questa involuzione dello spirito critico è preoccupante perché è la base del totalitarismo. Ecco, qui ovviamente so che cosa dico, ci ho scritto anche un articolo tempo fa analizzando, no, il totalitarismo di quello che è il fenomeno totalitario del XXI secolo, che è molto più subdolo, ne abbiamo parlato, no, durante l'intervista. E la base proprio di questa sorta di totalitarismo, quindi fascismo, nazismo, cioè che poi si ripresenta sotto altre forme, non sarà mai come allora, come nel XX secolo ovviamente, e però ecco, diciamo questo, queste forme fanno sì che cioè scusi, no, avevo perso il filo del discorso, volevo dire che il totalitarismo o forme come quelle che abbiamo storicamente subito comunque nascono come humus culturale da una non cultura, da una mancanza di spirito critico, e qui ci sono fior fiori di studiosi che lo hanno detto, non lo dice Clara Ferranti. Clara Ferranti ha studiato e ha scritto magari su questo, no? Ma ci sono filosofi, ci sono storici appunto critici che hanno visto come quello che adesso noi stiamo vivendo in realtà è la base proprio per poi subire un potere.
ma di fatto lo stiamo subendo, no? Certo, in minima parte, ecco, poi la lascio perché so che lei deve correre via, in minima parte però questa forma di totalitarismo si esercita e ha diciamo sì, i suoi risultati negativi naturalmente, perché da voi è stato impedito per un'ora lo svolgimento di un evento, alla Fiera del Libro, al Salone del Libro è stato impedito addirittura alla Roccella di parlare, in questo caso a Torino, che era un locale di un privato, è stato comunque sollevato un tal polverone che il direttore del cinema D'Ambrosio, dove si sarebbe dovuto svolgere questo evento, ha dovuto ritirare il permesso. Cioè, se ci facciamo intimidire a questo punto, significa perché? Perché non si vogliono avere grane, perché non si vuol mettere contro dei movimenti, perché poi questi movimenti sono legittimati ad ogni forma di protesta, perché poi viene la Schlein a dirci che non sappiamo gestire il consenso, quindi se ti sfasciano il locale naturalmente perché non siamo riusciti a gestire il consenso, no? Perché sono loro dei delinquenti. Sta di fatto che c'è una forma di intimidazione tale che alla fine veramente certe forme di totalitarismo riescono a essere, a concretizzarsi, a diventare violenza con i suoi risultati ai danni naturalmente della libertà di pensiero, di espressione di un popolo, che io qui interverrei sistematicamente e quotidianamente se fossi Presidente della Repubblica con dei richiami. Certo, infatti io trovo grave che a livello politico e amministrativo, insomma a livello legislativo, non si intervenga, perché oramai questa censura è davanti agli occhi di tutti, perché puntualmente siamo censurati, no, da questi portatori di interesse, chiamiamoli così, che prende l'intera comunità LGBTQ e chi più ne ha più ne metta, non una di meno, The Panger, che dir si voglia, come si vogliono chiamare. E il fenomeno preoccupante da una parte è che non si interviene, cioè lì dovrebbero intervenire l'insieme delle forze politiche, governative, amministrative e legislative. Ecco, qui dovrebbe esserci proprio un dire, tirarsi sulle maniche, ok, allora riprendiamoci la nostra Italia democratica, primo. Seconda cosa, quello che mi preoccupa, perché questo ha investito appunto anche me, è l'intimidazione, e cioè il dire: questa cosa non sa da fare, no? Appunto, il convegno non si deve fare, la presentazione del libro non si deve fare, e si lascia che questo avvenga. Questo è preoccupante, cioè quale potere hanno? Cioè, qual è l'origine, la radice di questo? Chi ha questo potere così grande da intimidire, primo, il mio rettore, no? Perché alla fine c'è stato un dire: non fare questo convegno qui, ok, ma io voglio stare in buoni rapporti con la struttura nella quale lavoro, quindi ovvio che comunque non riprendiamo il discorso, però insomma ho fatto delle determinate scelte, ma ho cambiato sede. La stessa cosa stanno facendo adesso per questo convegno, di fatto hanno cambiato sede. Ok, quindi sì. Non so se questo lo ha visto, no? Cioè, non si fa più in quel cinema, si fa altrove. Ma perché uno deve essere costretto a cambiare sede? Ma perché? Appunto, perché è grave, come è grave l'intervento del sovrintendente lì del Salone del Libro di Torino, La Gioia, che appunto ha fatto un intervento molto flebile e quasi di resa, di ritirata. Sì, ma di resa e anche, certo, ma infatti perché si deve arrendere? Cioè, io veramente poi lì mi sfugge, cioè qual è il potere che c'è dietro talmente forte, anche perché veramente queste persone che parlano di democrazia, di diritti, eccetera, in realtà sono già protetti da una Costituzione. Nessuna persona di buon senso vorrebbe che queste persone venissero, che ne so, maltrattate o che, no? Cioè, si discute su quelli che sono i diritti, fin dove puoi arrivare e dove non puoi arrivare.
perché l'utero in affitto è una violenza. Allora loro devono capire che l'utero in affitto è una violenza, lo si fa capire con un'operazione culturale. Ma se tu l'operazione culturale anche mi impedisci di farla, tu come lo puoi capire che questo l'utero in affitto è una violenza nei confronti del bambino, nei confronti della donna che affitta e nei confronti della donna che dà l'ovocita? Cioè abbiamo tre violenze nei confronti di tre persone, ok? Quindi è chiaro che è tutto un discorso culturale, è una battaglia culturale che va presa in serio, in maniera seria, dalle istituzioni, che la smettano di pensare solo secondo una certa linea, che è solo quella di pensiero unico, e qui purtroppo ci metto anche l'università, che la smettano, ricomincino le università a diventare plurali, in cui si può veramente esprimere senza temere, no? Diversi tipi di pensieri, e si faccia veramente cultura. La si approfondiscano tutti questi argomenti. Cosa vuol dire un bambino che viene ucciso nel grembo materno? Ma che lo facciano vedere che cosa cosa veramente avviene. Lo capiscano che tipo di violenza viene fatta al feto, che è già una persona. E questo anche è la scienza che lo dice, ovviamente, no? Cioè lo si veda che cosa, cioè lo capiscano che come veramente violenza. Tutte le stanze che portano avanti quando si parla appunto di utero in affitto. Poi ci sono ovviamente, certo i diritti devono averli, se due persone vogliono stare insieme, stanno insieme e ci sarà uno Stato o una legislazione che tutela il tipo di rapporto. Vogliono essere paragonati al matrimonio, ma si sono contro il matrimonio. Perché si vogliono sposare quando sono addirittura contro il matrimonio, contro la famiglia? Per dire, no? Ecco, quindi insomma, vabbè, ovviamente sì. Non si può nello spazio di pochi minuti, perché ci sarebbe da parlare tantissimo su Banzi. Sì, ci sarebbe da parlare. Ma ti ringrazio come... per questo momento, diciamo che ci siamo presi, però c'è da approfondire. Quello che dico io, lancio veramente un appello al mondo LGBTQ. Studiate, approfondite tutte le questioni che state portando avanti per capire veramente cosa c'è nella profondità, quali sono tutte le varie, come dire, declinazioni, no? Di quelli che vengono chiamati diritti. Ecco, e quindi entrino nella verità, perché sennò così vuol dire vivere nella menzogna e nell'ignoranza. E capire anche se queste loro azioni, che possono essere fatte anche in buona fede, diciamo così, no, possano in realtà essere frutto di grandi manipolatori che hanno i loro interessi. Vediamo esatto, ma certo, perché sono manipolate, anche perché sono già fragili, sono deboli. Questa era una parte del mio discorso che ho fatto appunto a Piazza Roma contro il DDL Zan. Cioè loro sono facilmente manipolabili, proprio perché strutturalmente hanno una fragilità che è peraltro riconosciuta anche da loro stessi, anche dai medici. Quindi è chiaro che si fanno manipolare facilmente, e questo lo dico veramente con amore, lo dico, cioè persone che devono essere protette, casomai le più protette dalla loro stessa ideologia sono queste stesse persone che impediscono di parlare, impediscono i convegni, impediscono, perché tanto non li leggono questi libri, non li ascoltano quello che hanno da dire gli studiosi, e quindi appunto non si crea una barriera. Invece io dico ma abbassatela questa barriera, abbassate queste difese, perché di qua c'è un mondo che vi vuole bene. E sapete perché vi vuole bene? Perché protegge la vita dal suo inizio alla sua fine naturale. Quindi come fa a non proteggere voi, se non, no? Se proteggiamo il bambino nel grembo, a maggior ragione proteggiamo qualunque persona che ha qualunque tipo di difficoltà e di problema. Quindi non si combatte in questo modo una battaglia, cioè deve esserci il dialogo, deve esserci la comprensione.
Ecco, quindi questo. Benissimo Ferranti, la ringrazio tantissimo, le auguro buon lavoro, le avevo detto che avremmo fatto una cosa flash, invece è venuta fuori qualche cosa di più organico, meglio così, così avremo modo okay. anche di la ringrazio di anch'io e me peraltro scappo perché vedo che sono già le 4 o 8 minuti. A posto, a posto. Grazie, grazie, grazie mille. Ci vediamo, arrivederci. Ferranti, ci vediamo.